Ok, cioè domani mattina? Ok, la macchina, noi abbiamo un portapacchi sopra con delle taniche, quindi siamo leggermente più altini forse. Sarà al massimo 2,40, ma proprio... Abbiamo fatto i biglietti della nave, ce l'abbiamo domani mattina e allora siamo venuti a Porto Rotondo. Andiamo un po' a vedere, va? Ci siete? Ci sei, Teddy? Eccoci. Oh, via, no. Facciamo questo giro a Porto Rotondo, dobbiamo aspettare il traghetto. C'è vento, gente? Allora, sto salendo queste scale perché c'è il momento cultura. E a questo giro lo farà Abe. Dove è andato? Guarda, non vuole fare il momento cultura. Amo, c'è il momento cultura, lo fai te stamattina. Sì, però vieni che se non ti sento. Questa scalinata. Momento cultura. Allora, questa scalinata praticamente dicono che è un po' come se fosse la strada della vita, no? Che parte con i gradini semplici, semplici, lunghi, fino ad arrivare all'ultimo, che poi una volta che sei arrivato lassù, that's it. Come? That's it. È fornuto, è finita la vita. Ah. Cioè, quello là è l'ultimo strappo prima di arrivare... In salita? Eh sì. E questa qua è una piazza a forma di... lavandino, quello lì praticamente è il tappo, poi che è un architetto che viveva qua, si è studiato tutte queste cose così un po' strane. La faccio vedere meglio questa piazza che è bella. Questi sono, lo spiego, sono queste sculture fatte per terra, vedete, serve i cofani questi che escono dalla bocca del cetaceo. Andiamo a vedere. Eccolo qua. Qui continua questa pavimentazione che è bellissima. Hanno creato pesce martello. Tutti questi disegni che poi c'è l'occhio, pesce spada. È una meraviglia. Porto Rotondo ci spostiamo verso il centro di Olbia perché dobbiamo fare degli acquisti e quindi andiamo. E comunque siamo in coda anche se non dovremmo esserci, perché noi non dobbiamo andare a prendere la nave ora, però per fare il giro del porto la gente è in coda, ecco. Sì, e sonano, se si sonasse tutti
Se non si può passare, non si può passare. Guarda i lavori. Comunque abbiamo fatto un po' di spesa. Ci garbano e fa queste spese accarrellate di roba. Cosa poi ci si faccia non lo so. Più che altro non c'è bene neanche il frigo da contenere una carrellata di roba, però. No, ma vedrai. Fra un po' in culo quello davanti, però vabbè. Non si dice. Non si dice. Beep. Si tampona. Fra un po' beep quello davanti. Via. Ciao. A dopo. Saluti. Oggi è una giornata così, che non si sa che fa. Siamo a Olbia e il tempo è brutto. Se qui si salutano tutti, il tempo è brutto, noi dobbiamo aspettare questa nave e si sta in macchina. Sono partiti. Ciao. Via. Ciao. Allora, sono passate un botto di ore, abbiamo fatto un giretto, abbiamo fatto la spesa, abbiamo... Noi siamo sempre qui, fatto due lavori, in attesa del traghetto, il tempo sembrava rimettersi un pochino, ora è riattaccato il vento, Teddy non ne ha più, è stanco, e niente, ci tocca tornare in Toscana, cioè ci tocca, torniamo in Toscana, un po' a malincuore venire via di qua, però... Però abbiamo un po' di cose anche da fare là e... Qualche appuntamento, tanto sicuramente ci vedrete. Sì, uno ne abbiamo uno subito sabato, però dobbiamo andare. Allora, niente, noi in attesa della nave vi salutiamo. Adesso lavoriamo un pochino, poi mangiamo e ci mettiamo dietro a dormire in questo parcheggio. Fronte mare! Fronte mare, è già increspato qui che è fermo. Figuriamoci al largo danno delle onde un po' altine. Speriamo. Staremo a vedere per domani. La traversata. Però dai, è così, come tutte le cose. Tanto cioè, in un modo o fine... nell'altro bisognava tornare, c'è poco da fare. Non si può tac essere di là, quindi. Sì. A me dispiace andare via, sinceramente, perché mi sono trovata bene. Però è un arrivederci, vorrà dire che ho scoperto una terra che a me piace particolarmente, sia per le persone ma anche per quello che offre il posto. E sicuramente la Sardegna ha tanto da offrire e noi abbiamo visto solo una piccolissima parte, quindi vuol dire che dobbiamo tornare e tornare e tornare, sì. E comunque aspettiamo a braccia aperte da noi tutte le persone che ci sono state vicine in questo periodo. Teddy, leva questo culone, via, mettiamo la censura. No, poi dicevo comunque che aspettiamo tutti a braccia aperte a casa nostra. Certo. E niente. E nulla. E noi torniamo poi però. Sì. Via. Alla prossima. Ciao. Ah, domani? Tutto il tragitto nave. Il telefono non prende. Il telefono non prende, quindi noi ci riposiamo domani. E ci risentiamo domani sera quando sbarcheremo. Ciao. Grazie a tutti.